Ieri, ripeto, avevamo presente in toto giunta e consiglio. Io ho portato queste cose sul tavolo della la risposta del comune. Non ho trovato uno che abbia difeso queste proposte. Quindi all'unanimità è stato deciso di partecipare, è giusta la frase, partecipare ad adiuvandum, quindi mi fate parlare troppo tecnicamente, ad adiuvandum al ricorso che è già in atto al Consiglio di Stato. Quindi questa è... Prima stare, poi... Sì, beh, ma poi queste cose, la responsabilità di queste cose la do tutta a voi. No, io volevo solo dire, perché qualcuno diceva, magari lo sta dicendo anche oggi perché non sa ancora di queste cose, che noi non avevamo preso posizione contro il comune, il che assolutamente non è vero. E questo problema è nato un anno fa. Un anno fa ci fu spiegato cosa il comune intendesse fare. Il Comune è andato avanti senza ascoltare alcuna delle nostre osservazioni o dei nostri inviti a, diciamo, a rivedere. Noi ci eravamo permessi di dire alcune cose e non la totalità di quello che avevano proposto, quelle che ritenevamo di base negative. Il nostro denominatore comune era ed è, era un anno fa, Como non può permettersi di perdere nemmeno un posto alto. Quindi qualsiasi soluzione dovrebbe tener conto, buongiorno, qualsiasi soluzione dovrebbe tener conto questa necessità, che la Convalle, ma soprattutto la zona attorno al centro storico, aveva già una carenza di posti alto che qualsiasi diremmo così correzione doveva tener conto di eventualmente trovare, se fosse possibile, la possibilità di aumentare i posti auto, cosa che il comune invece ha fatto esattamente il contrario. La nostra accusa da allora, che si riconferma ancora oggi, capirete forse dopo il perché, è che il comune, in un progetto che ne aveva la facoltà probabilmente di portarlo avanti, aveva a cuore solo lo spazio per i residenti. Oggi, a distanza, ripeto, da un anno da quando il progetto è stato portato, ma da sei mesi da quando è praticamente partito, possiamo dire che il progetto ha solo creato danni. L'autorità della strada che vuole evidenziare come questo non sia un problema solo dei commercianti, ma è un problema della città, vale a dire che l'accessibilità al centro storico è un problema di tutti, perché i commercianti tengono, diciamo, in piedi, tengono in vita il centro commerciale naturale per interesse anche della città, dei cittadini e di coloro che intendono avvalersi dei negozi di vicinato che sono, diciamo, tutelati dalla legge. E qui è stato presentato un progetto sperimentale, cioè noi siamo in una fase di sperimentazione temporanea. E quindi noi, tanto è vero che noi stiamo pensando in Concommercio anche di elaborare un questionario, un sondaggio tra gli associati proprio per misurare questo calo di fatturati che accennava il Presidente, il calo degli acquisti, il calo soprattutto proprio dell'accessibilità alla città, perché se notiamo per esempio anche un calo degli svizzeri che adesso stiamo monitorando, vogliamo capire se è conseguente anche al discorso della mancanza dei parcheggi. Allora, innanzitutto l'intervento di Confcommercio è un intervento nel ricorso di primo grado, quindi siamo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso esclusivamente in via cautelare, ritenendo che non vi fosse un pericolo nel ritardo e ritenendo che le questioni dovessero essere approfondite. Quindi in realtà ha ritenuto che le questioni fossero questioni che richiedevano, esatto, un'attenzione maggiore e non si è sentita di dare una decisione nei tempi che sono propri del processo d'urgenza. E quindi l'intervento di Confcommercio è un intervento ad adiuvandum in un processo che ancora si deve svolgere nel merito e nel quale Confcommercio esplicherà le ragioni che hanno espresso già i ricorrenti. Sotto il profilo cautelare invece i ricorrenti hanno fatto ricorso in appello, siamo in attesa che venga fissata l'udienza.
Stiamo sempre però parlando del processo cautelare. In sostanza noi riteniamo che in realtà vi siano i presupposti per concedere la sospensiva, perché c'è un pericolo grave in realtà nel fatto che questa situazione si protraga, e ce lo testimoniano gli stessi commercianti, proprio perché ci sono delle situazioni economiche che si stanno aggravando sempre di più e perché ci troviamo in una situazione economica che tra l'altro compromette ancora di più le ragioni degli operatori. Tra l'altro noi stessi, il nostro studio è colpito dal provvedimento perché siamo in via Garibaldi, e devo dire che quello che diceva il Presidente è vero, ci sono alcuni clienti che ci hanno chiamato dicendo che sarebbero passati diciamo in altra data perché non riuscivano a trovare il parcheggio. Io questo lo dico perché ne sono testimone, non è che è un'invenzione, è così.